Una 2 giorni tra cultura e approfondimento grazie a 2 giornalisti di alta caratura come Pio De Emilia ed Emilio Casalini, organizzata dal Parco Archeologico di Gela in collaborazione con il Comune di Caltanissetta al Museo Regionale Interdisciplinare di Contrada Santo Spirito. E se nel primo giorno con il docufilm di Pio De Emilia si è analizzato il ruolo della Cina sugli equilibri economici e politici mondiali attraverso il progetto One Belt, One Road, che collega oltre 60 paesi tra Europa, Africa e Asia, nel secondo giorno è stato il libro Rifondata sulla bellezza di Emilio Casalini a guidare i presenti verso la riflessione sulla possibilità di rinascita attraverso l'unicità che offre l'Italia e il cambiamento che può avere il paese intero. Cambiare i processi per cui intanto dare spazio ai giovani, ma anche quelli giovani mentalmente che hanno voglia di mettersi in gioco. Bisogna mettersi in gioco. Se no è inutile parlare di quello che bisognerebbe fare, di quello che sarebbe bello fare, ma poi tu non ti metti in gioco e dall'altra parte lasciare lo spazio. La politica, le amministrazioni pubbliche devono lasciare lo spazio per provarci, per chi ha voglia di provarci devono dargli l'opportunità di farlo. Cultura e giovani sembra essere la formula vincente per cambiare la rotta di un territorio come quello nisseno. Caltanissetta sta attraversando, secondo me, un periodo proprio di, come diceva Casalini, di rinascita con degli artisti, con tante piccole comunità che hanno proprio delle visioni e speriamo che questo si possa assolutamente realizzare, dare più spazio ai giovani e fidarci delle loro idee, di quello che fanno, perché comunque hanno proprio questa voglia di cambiare il mondo.